Buongiorno carissimi telespettatori e ben ritrovati qui a Casa Chalet per una nuova intensa settimana, la settimana che precede il Natale. Davvero una settimana importante, ma questa soprattutto, questo sarà un giorno davvero speciale perché abbiamo due ospiti davvero speciali, perché nella prima parte ci sarà il professore Tobia Iodice con noi e nella seconda il candidato alla segreteria del PD Matteo Richetti con Don Francesco Riccio. E di tutta questa bella abbondanza di questa giornata, subito dopo la nostra sigla. Now baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back. Eccoci qua, siamo con il professore Tobia Iodice. Buongiorno, buongiorno Carmen. Buongiorno professore, scrittore e ma non ci davamo studioso. Del tu? No, sì, certo che ti do del tu, certo. Però fammi finire la mia presentazione. Ah, ecco, scusa. Nonché nostro carissimo amico e Vengo. Nonché, guarda, non voglio esagerare dicendo la persona, ma tra le persone più colte che io conosca proprio nel mondo, e ne conosco tantissime. No, su questo non ho dubbi, è la cosa mi fa arrossire, pensa ancor più che starti accanto. Oh mamma mia, vedete, vedete, ecco qua. Allora, oggi sei qui, caro Tobia, sì. Per un tuo libro. Un sì. Tuo libro, che poi ne parliamo, no? Come un sogno rapido e violento, cioè già il titolo... è poetico, e infatti molto non evocativo, è mio, e infatti non è mio, è molto evocativo, sicuramente. Ed è anche particolare questa tua scelta di, perché tu sei uno studioso di Gabriele D'Annunzio, sei sì. Un appassionato di questo scrittore, personaggio, poeta, il Vate, Gabriele D'Annunzio, e tu insomma ne celebri la sua persona soprattutto a Napoli, a Napoli. A Napoli, sì, questo è un libro, a parte ci tengo a dirlo, non è un libro per specialisti, quindi non è un ecco, libro che possono importante. Assolutamente non è un libro che possono leggere solo le persone che amano la letteratura D'Annunzio, perché è un racconto, il racconto di questo personaggio straordinario in una Napoli straordinaria, che è quella alla fine dell'Ottocento, 1891-1893. A Napoli succede di tutto, nella vita di D'Annunzio succede di tutto, fantasmi, amanti, litigi e quant'altro, tutto raccontato come appunto una storia, quindi senza specialismi, per chiunque sia curioso. Perché hai scelto insomma questa vabbè non va questi 50 centesimi, me lo tengo io, non è che sono lo so, stati spesi bene vabbè, questa poi chiarisci insomma, se no pensa no, che perché... tu allora, il professor Tobia Iodice, ecco, ha portato questo poggia un reggipiattino. Reggipiattino, che però non regge. No, vale, nulla. L'ho pagato 50, ma ne vale 30. Vabbè, come... vabbè, però, insomma, fa è carino, fa carino. Assolutamente. Allora, ma la tua passione per Gabriele D'Annunzio, tanto da portarti a scrivere un libro. Tre libri, questo è il terzo. E ad informarti proprio così appassionatamente alla vita di D'Annunzio, alla vita, alle opere, anche alla sua vita sentimentale. Perché poi qui ci sono anche documentati dei passaggi importanti della sua storia con Eleonora Duse. Perché proprio Gabriele D'Annunzio? Allora, la passione per D'Annunzio nasce, pensa un po', da un fallimento sentimentale. Quindi diciamo che le sofferenze in amore sì, non hanno aiutano, proprio... aiutano, perché ero innamorato di una ragazza, questa ragazza... Questa è tua moglie, lo so. Ma viene prima, viene ah, prima. Ah, okay. E, insomma, ero innamorato di lei non voleva saperne, e allora per consolarmi così lessi Il piacere, e fu una folgorazione, perché quel libro, che poi il primo romanzo di D'Annunzio, mi diede tanti di quegli spunti e anche tanta di quella forza, che da lì la figura di D'Annunzio e la D'Annunzite, questa malattia che contrae tutti coloro, si imbattono nella vita e nell'opera di D'Annunzio, non mi ha mai abbandonato, e poi tutto è partito da lì. Ma secondo te qual è il quid in più che ha D'Annunzio? Cioè, il vantaggio competitivo, non solo nella letteratura, ma
D'Annunzio è anche un personaggio. È soprattutto un personaggio. Allora, guarda, ci sono due cose. Lui diceva: tutto ciò che c'è di misterioso in me, lasciatemelo, non ve lo rivelerò mai. E quindi c'è il fascino del mistero. E poi D'Annunzio è probabilmente uno dei pochi, se non forse nella letteratura italiana, l'unico poeta allegro. Lui ha avuto una vita meravigliosa, ha avuto soldi, ha avuto donne, ha vissuto tutti quanti i piaceri. Non è il classico poeta, lo possiamo dire, sfigato. Ecco, non lo era, è proprio figo. No, era una, non era bello, perché pensa, lui era alto 1,63, non altissimo, aveva i denti guasti, ma diceva una sua celebre amante, che era la grandissima attrice e ballerina Sara Bernard, diceva: quando Gabriele D'Annunzio parla sembra che un dio parli attraverso di lui. Aveva la capacità le donne di trasportarle in un universo misterioso, affascinante, le faceva sentire al centro dell'universo, e per questo ne ha avute, per difetto, pensa, più di 3.000. Allora, scusami, quindi diciamo che questo è anche un testo, e non solo, è anche un autore da far scoprire ai maschietti, ahimè, un po' insicuri, perché magari potrebbero cogliere, è moderno, ma assolutamente moderno, sì, potrebbero coglierne davvero tanti spunti per migliorare la loro vita, il loro fascino. Quindi guarda quanto è moderno, sei riuscito a carpire la modernità, anche perché poi tu, da professore, lo sai bene che la letteratura a scuola ce la fanno scendere annoia, proprio come un masso gigantesco. No, questo enorme. No. Però questo no, questo, anche... questo libro è un racconto, e ripeto, un racconto che si muove in una Napoli incredibile, Carmine, perché quella di fine 800 era una Napoli magica. Allora, noi tra poco voglio andare a analizzare un po' questa Napoli magica. Va però bene. prima di lanciare una bellissima rubrica, sai, io sono femminuccia, vedi, sono tutta in rosa, a me piacciono gli inciuci, la storia con Eleonora Duse, quelle, cioè, anche perché tu hai c'è una lettera inedita che Eleonora Duse scrisse ad D'Annunzio. Sì. Che importanza e che valenza ha proprio per la vita di D'Annunzio? Allora, lettera? Guarda, nei manuali di letteratura si trova la notizia che loro si sarebbero incontrati in un'alba veneziana. Invece, perché tutte e due, tutta la storia. Esatto, tutte e due soffrivano di insonnia, per cui in quest'alba si sarebbero trovati a Venezia e lì sarebbe nata la loro passione. Ma in realtà, 2 anni prima di quell'alba veneziana, semmai ci fu, perché D'Annunzio era un bugiardo matricolato, era il più grande bugiardo che si potesse mai incontrare e conoscere. 2 anni prima, ti dicevo, D'Annunzio arrivò a Napoli, era il 30 agosto 1891. Presi alloggio al Grand Hotel du Vesuve, che è il papà di quello che c'è ancora oggi, quello è stato ricostruito negli anni 50, questo esisteva già alla fine dell'Ottocento, era l'albergo più caro di Napoli e non pagava lui, era ospite di un amico, per cui lui non cacciava neanche un soldo. Aveva anche lui lo sponsor. Assolutamente. E insomma, nei saloni di quell'hotel lui incontrò la divina Eleonora Duse, che era lì in incognito come tutte le grandi star del mondo, perché lei era la più grande star del teatro al mondo, se la contendevano in America, in Inghilterra, dappertutto. La incontrò, la avvicinò, le propose di leggere un suo scritto che era ancora incerto se far diventare un romanzo o un'opera teatrale, e la Duse molto seccamente lo snobbò e poi si pentì, fu lei a tornare ai suoi piedi, e in questo libro c'è il racconto. Quando scrisse la lettera? Allora, la lettera è del giugno del 1892, l'incontro c'era stato a settembre del 91. Lei in 10 mesi aveva cambiato idea e nella lettera gli scrive: come l'anno scorso io ho sbagliato, adesso io ti chiedo di mandarmi, pensa, questo scritto si doveva chiamare Salamandra. Poi non venne mai composto, rimase uno dei 1.000 progetti poi mai realizzati da D'Annunzio. Che bella storia d'amore. E come tante storie d'amore, insomma, tu sei sposato, tante storie d'amore ricominciano in una nuova vita con il matrimonio,
Ma mica uno si sposa soltanto d'estate. Assolutamente. Anche d'inverno. Certo, bellissimo. È bellissimo, però delle volte un po' complicato. Vabbè, sempre da donna. Ci vuole un esperto, dai, ci vuole qualcuno che dia consigli. Ci vuole un esperto che dia consigli, soprattutto per l'abito delle spose. Prezioso. Perché è prezioso, anche perché, sai, in inverno è un po' più particolare. Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate. Seguite i nostri consigli e non ve ne pentirete. Guardate. Amici di Casa Chalet, benvenuti all'Atelier Pipolo per questa nuova rubrica. Oggi vi parlo della sposa invernale. Vi voglio dare qualche suggerimento a tutte le ragazze, anche se poche, che sposano insomma il periodo di dicembre, gennaio, anche febbraio. La mia proposta per quanto riguarda la sposa invernale oggi è un abito ampio con un gonnellone di micado e sopra un bellissimo top tutto in pizzo, manica lunga. Ovviamente il consiglio per le spose nei periodi invernali è sempre la manica. Ovviamente non è un obbligo, perché la manica può dare fastidio, però certo è che nell'immaginario comune la manica lunga copre e quindi in teoria va più, è più giusta per il periodo invernale. La proposta invece dell'abito in micado è perché il micado è un tessuto corposo un po' più rigido, però al contempo molto bello ed elegante, e infatti come sappiamo tutte le principesse l'hanno utilizzato per i loro matrimoni e perfetto per il periodo invernale. Ovviamente anche maggio, giugno e settembre, però per il periodo invernale è per me bellissimo, perché nella sua pulizia è comunque molto molto particolare, nella trama è veramente un tessuto da scoprire, quindi io lo consiglio. Visto l'abito un po' principesco tra virgolette che vi propongo, come copricapo vi consiglio una pellicetta, che può essere sia un coprispalle ma anche una mantellina. Ovviamente tutto dipende da quanto regali volete essere. E invece per il velo, vabbè, questo a scelta vostra. A me piace un velo madonnale su un abito del genere, perché avendo già la manica lunga, avendo una pellicetta, la calata copre. Invece col velo madonnale, che incornice il volto e lascia intravedere completamente il viso, secondo me si va proprio a dare la ciliegina sulla torta, cioè a perfezionare il tutto con gusto e con eleganza, senza invadere la bellezza dell'abito. Per cui, come vi dico sempre, ovviamente queste sono proposte che possono essere totalmente personalizzate, perché da noi facciamo sartoria su misura, quindi da Pipolo potete scegliere il vostro abito. Da questa proposta può nascere un abito esclusivo, unico, fatto appositamente per voi. Vi ricordo che siamo in Corso Europa Villa Ricca. Per qualunque informazione potete anche consultare la nostra pagina Facebook, Instagram, seguirci, il nostro sito web, dove potete vedere tutte le collezioni. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima rubrica. Spose, non avete più scuse, tantissimi consigli, e ringraziamo la nostra Carmen Pipolo. Allora, Tobia, adesso però parliamo di Napoli, quella Napoli del fine Ottocento in cui ha vissuto, sì, D'Annunzio. Te lo dicevo, Carmen, è una, diciamo, Napoli che prima mi annunciavi qualche una Napoli episodio. magica perché a parte ci vivono gli intellettuali, Salvatore Di Giacomo che scrive le sue canzoni, Ferdinando Russo che scrive le sue poesie, Roberto Bracco, quindi una Napoli incredibile, la Napoli nella quale nasce il Mattino, e D'Annunzio è una delle firme che fa nascere il Mattino ed è alla festa per la nascita del Mattino, la Napoli della Serao, di Scarfoglio. Ma magica anche perché in quel momento Napoli è la capitale mondiale, lo possiamo dire, dell'esoterismo, e D'Annunzio fa sedute spiritiche. Gli va male, gli va malissimo, perché ascoltami. Sì. Allora, in quel tempo no.
In quell'epoca viveva a Napoli la più grande medium di tutti i tempi, si chiamava Eusapia Palladino, e alle sue sedute partecipava, pensa un po', non ci crederesti mai, anche il beato Bartolo Longo, il fondatore del santuario della Madonna del Rosario a Pompei, che era un suo estimatore e credeva veramente che ciò che accadeva nelle sedute della Palladino fosse vero. E allora, insomma, la Palladino... Mettiamoci meno enfasi, perché io... No, ma se ci credeva un quasi santo... Comunque, la Palladino organizza una seduta spiritica, D'Annunzio ci va a Pensa, perché vuole tre numeri buoni da giocare a lotta e senza un soldo. D'Annunzio era rigorosamente senza un soldo, perché guadagnava 10 e spendeva 110 in abiti, era cliente dei più famosi sarti della Napoli del tempo. Allora si presenta lì e ci va un po' scettico insieme con un amico, per cui quando si spengono le luci e cominciano a costruire la catena magica al tavolino, lui comincia, sai, a muovere il tavolino con le ginocchia, a fare i versi e qui ci sono più di un testimone che lo conferma, da una parete liscia viene fuori una creatura mostruosa che prende D'Annunzio per le orecchie e lo sbatte sotto un divano. No, è tutto vero, no? È tutto vero. Lo sbatte sotto un divano e D'Annunzio, quando riaccendono le luci, è bianco come un cencio e scappa via perché ha paura, mentre la Palladino gongolava. Ma le sedute avvenivano, pensa che la Eusapia Palladino prima di ogni seduta spiritica veniva perquisita. Le venivano legate le mani e i piedi per evitare che facesse trucchi, sai, da prestigiatore. Ma arrivavano a Napoli da tutto il mondo, dalla Russia, dalla Spagna, di incontrarla. Diciamo che Napoli è anche piena di simboli esoterici, un chiaro messaggio e segnale che probabilmente nasce sulla tomba di una sirena, la sirena Partenope, che era, come le sue sorelle, addetta a vigilare il cammino per l'Ade. Per cui D'Annunzio fa anche questo, ma non era il solo, non solo la Palladino, perché lui ha anche altri amici che facevano sedute, tutte per avere numeri al lotto, numeri da giocare. Tra l'altro mi dicono dalla regia che adesso possiamo anche ammirare le immagini di una vecchia cartolina del Grand Hotel du Vesuv. Sì. Ed era lì. Lui era lì, cambia diverse stanze, perché a un certo punto, quando chi gli pagava il conto va via, lui resta. Poi e fa debiti, ovviamente, che in parte pagherà, in parte non pagherà mai. Poi prende in affitto un appartamento, oggi si chiama Viale Gramsci, ai tempi di D'Annunzio si chiamava Corso Umberto. La casa dove D'Annunzio ha vissuto 2 anni esiste ancora, e in quella casa probabilmente i padroni non lo sanno, perché non c'è né una targa né una lapide che lo ricordi, gli scrive alcune poesie ed alcuni romanzi meravigliosi, guardando il Vesuvio, guardando il mare. Ci sono delle lettere che lui scrive alla sua amante ufficiale, perché lui aveva una moglie, poi aveva un amante, poi a Napoli si fa un'altra amante e prende le botte dal marito di questa, che lo sfida anche a duello, e poi si fa una terza amante che era sposata, che lascia il marito, che li denuncia, e per cui rischiano di finire in galera. Senti, ma una curiosità, no? Allora, intanto tantissimi episodi di D'Annunzio a Napoli sono racchiusi in questo libro, quindi correte a comprarlo, un'ottima idea regalo per il Natale. Poi tu mi dicevi che non è un libro necessariamente diretto agli esperti. Ora tu sei docente di lettere alle medie, no? Alla scuola media. Secondo te questo potrebbe essere un libro da regalare anche ai ragazzini? Far leggere ragazzini, e ove mai fosse possibile, tu come lo proponi anche ai tuoi allievi? Allora, guarda, il libro, tanti miei ex alunni che oggi sono studenti dei primissimi anni di liceo lo hanno comprato e mi hanno scritto parole bellissime. Perché la cosa che più mi ha commosso è quando mi hanno detto: professore, ci sembra di riascoltarla quando io mi siedo mai dietro la cattedra, sulla cattedra, quando lei cominciava a raccontare una storia, perché questa è una storia, non c'è, la letteratura viene dopo. Certo, si trova il titolo del romanzo che lui ha scritto, della poesia, chi lo vuole se la va a cercare. Qui è il racconto di quello che accade a D'Annunzio e a Napoli in 2 anni magici. Tu mi dicevi come lo presenteresti. Ecco, come un sogno, perché quei 2 anni furono per D'Annunzio e per Napoli stesso un sogno. Guarda,
è accaduto più in quei 27 mesi che probabilmente in 150 anni di... Sì, perché è nato il mattino, è stata costruita la galleria, sono state una scritte Napoli canzoni, viva, era la capitale della cultura. Carmen, guarda, a quell'epoca in Italia, alla fine dell'Ottocento, esistevano 24 università. Quella di Napoli ne contava 4.000, quella di Ferrara, insomma tu immagini Ferrara, 24 alunni. Ecco. A Napoli il giornale per il quale D'Annunzio scrive, che prima di essere il Mattino e il Corriere di Napoli, era costato al suo editore 110.000 lire, sono mezzo milione di euro dei giorni nostri. Sai 8 anni prima quanto era costata la creazione del Corriere della Sera? Quanto? 30.000 lire. 120 mila euro di oggi. Cioè a Napoli c'era un giornale che valeva 5 volte più del Corriere della Sera. Ma tu davvero hai studiato tantissimo, ti sei informato tantissimo, delle ricerche importantissime, sì, no? Sono cinque anni di ricerche. Quando è che ti mettevi a ricercare nel tuo tempo libero, instancabile? Capitava, il lunedì avevo poche ore a scuola, uscito da scuola, prendevo la metro e andavo a Napoli. Sono stati, guarda, mesi, hai pranzato anni... poi? Sì, qualche passo lo saltavi? Assolutamente. Vabbè, guarda, che se dovessi ritornare a Hai studiare... dei consigli? Certo, se dovessi ritornare, insomma, ad avere questi orari così particolari, a saltare dei passi, non ti preoccupare, perché delle Dimmi volte tutto. Ci si sente un po' giù, no? Un po', soprattutto d'estate, il caldo, ma anche Verissimo. L'inverno, il freddo, io dire, non ti preoccupare, abbiamo i consigli giusti per te e anche Sono per voi. Sono tutto. Guardate. Salve a tutti e ben ritrovati presso la Farmacia Veneto. Capita a tutti di sentirsi stanchi ed affaticati ai cambi di stagione ed in particolare con l'arrivo dell'inverno. Questo accade perché non sempre con l'alimentazione riusciamo ad assorbire vitamine, minerali, proteine sufficienti al benessere del nostro organismo. Ecco perché oggi sono qui a parlarvi di Meritene. Meritene è una gamma di integratori nutrizionali pensati per rispondere alle diverse esigenze di bambini, adulti ed anziani. Partiamo dai più piccoli con Meritene Vita Choco. Meritene Vita Choco è un integratore nutrizionale innovativo. All'interno del cioccolatino troverete 12 vitamine, 5 minerali, ferro, zinco e fosforo per sostenere e rafforzare il sistema immunitario. Meritene Forza e Vitalità invece nasce ed è pensato per i bambini al di sopra dei 6 anni, adulti ed anziani. Questo è un prodotto, un integratore nutrizionale a base di proteine, vitamine e minerali, dove però la componente di proteine è leggermente più elevata, in quanto può essere utilizzato quando ci si sente stanchi, debolezza muscolare e affaticamento. Potrete trovarle in 2 diverse formulazioni, nel comodo Meritene Drink già pronto all'uso, quindi bisogna semplicemente agitare il prodotto, aprire il tappo e utilizzare ovviamente la comoda cannuccia, o può essere utilizzato 200 ml in un'unica dose oppure porzionato in 2 dosi da 100 ml ognuna, può essere richiuso e conservato in frigorifero, da gustare al cioccolato, alla fragola, all'albicocca e alla vaniglia. Mentre Meritene Forza e Vitalità in polvere è un preparato che va diluito all'interno di un liquido freddo o caldo, che possa essere acqua, tè, latte, vaccino o latte di origine vegetale come di soia, insomma d'avena, nella dose di 3 cucchiaini per 200 ml di liquido, nei vari gusti, caffè, cioccolato, vaniglia e gusto neutro. Questi integratori possono essere utilizzati oltre che per la stanchezza e l'affaticamento muscolare anche quando si è magari fuori casa e non per tempo non si riesce a compiere un pasto. In questo caso però la dose va raddoppiata, quindi per la polvere invece di 3 cucchiaini ne vengono assunti 6. Per quanto riguarda invece il drink, piuttosto che 1, 2. Meritene Mobilis invece è un integratore pensato per i più grandi, quindi adulti ed anziani. È un integratore innovativo perché ha una triplice azione, agisce a livello di ossa, muscoli e cartilagini.
Può essere utilizzato tranquillamente all'interno di una dieta in quanto non apporta grassi e zuccheri aggiunti ed è un prodotto privo di glutine, quindi può essere assunto anche dai celiaci. La dose raccomandata è quella di una bustina al giorno gusto vaniglia da diluire sempre in 250 ml di liquido freddo o caldo, quindi acqua, tè o latte. La novità di Meritene Mobilis è che all'interno, oltre ad avere 22 elementi tra cui vitamine e minerali, ha addizionato collagene e acido ialuronico, utile per migliorare l'elasticità e la mobilità dei nostri arti. Ed infine concludo con Meritene Vitamina D Spray. La novità è che per la prima volta la vitamina D può essere assunta attraverso uno spray orale. Sono 3 gli spruzzi da fare al giorno per assicurarsi un quantitativo di vitamina D che è il doppio rispetto a quello che potete trovare all'interno di una capsula. Ha un gusto molto fresco, gusto menta, è un aroma completamente naturale, è un prodotto ben fatto in quanto è privo di zuccheri, privo di grassi, non ha coloranti e, ripeto, l'aroma di menta è un aroma completamente naturale. Quindi vi ricordo 3 spruzzi al giorno per il buon mantenimento di ossa e muscoli. E inoltre vi ricordo che per il Natale la Farmacia Veneto vuole fare un regalo a tutti i suoi clienti, quindi a partire da 10 euro di spesa al reparto cosmetico ed erboristico puoi tentare la fortuna con il nostro Gratta e Vinci. Si vincono tantissimi premi firmati Galenic, Collagenil, Doloma Makeup e tanto altro ancora. E ricordate, la vostra salute è la nostra felicità. Benissimo, grazie dei consigli, grazie. Allora, siamo arrivati insomma al termine del nostro incontro, quindi mi raccomando, è un bellissimo regalo di Natale, come un sogno rapido e violento. Un bellissimo regalo di Natale, abbiamo capito che è un po' per tutti. Assolutamente. Prima di salutarci, però, tocca a te oggi pescare la letterina. Va bene. Sai che va ti bene. Dico? La leggi pure tu, perché va sei bene. Più bravo. Posso? Vediamo chi è il bambino o la bambina fortunata che vincerà una merenda qui allo Chalet del Centro, ovvero un muffin buonissimo con una bevanda a vostra allora scelta. Leggiamo prima la lettera o diciamo prima il nome? Allora, diciamo il nome, è Anna Maria della quarta B, la kindergarten. Un bacio alla signora Mariella. È vero, concordo. La leggo? Sì. Caro Babbo Natale, credo che tu ti ricordi di me. Ogni anno ti chiedo sempre dei giocattoli, ma quest'anno ti chiederò qualcosa di diverso, come la pace nel mondo e che a Natale siamo tutti più buoni. Grazie Babbo Natale, a presto, è bellissima. Che bella, che bella. Allora, carissima Anna Maria della quarta B, vieni qui allo Chalet del Centro, è un muffin strepitoso, ti aspetta ovviamente anche con un buon succo, una bevanda che preferisci. Adesso lo portiamo alla cassa, così sei schedata. Allora, Tobia. Io voglio lasciarti con un frammento di lettera, visto che parlavamo di lettere. Sì. E la scrive D'Annunzio agli inizi di settembre alla sua amante e dice così. Sono tornato a Napoli in barca stasera, dal Capo Miseno costeggiando. È stata una divina navigazione per un mare di vino. Remigavo come nelle acque di Anzio, alla punta di Posillipo è caduta la sera e tutta Napoli è sorta dal mare, incoronata di lumi, respirando come una creatura misteriosa nel crepuscolo violetto. Che meraviglia, che meraviglia. Era un grande. È vero, anche tu lo sei. Grazie, grazie Carmen, Tobia. Ti voglio bene, anche, sei stata dolcissima. Anche grazie noi ti mille. Vogliamo tantissimo. Grazie mille. Adesso vi lasciamo alla rubrica dello Chalet del Centro. Un bel piatto di pasta, ti va? Benissimo. E allora questo è il nostro piatto di pasta e subito dopo Don Francesco Riccio con Matteo Righetti. Quindi restate con noi. Buonasera amici dello Chalet del Centro, sono Fabio, lo chef dello Chalet e stasera andiamo a preparare la carbonara. Incominciamo a calare la pasta poiché ha una cottura abbastanza lunga e quindi ci avvantaggiamo per la cottura in acqua bollente salata. Allora, per questa ricetta abbiamo bisogno di uova, guanciale, pecorino romano, pepe e un po' di olio e sale. Incominciamo la preparazione. Allora,
prendiamo un uovo intero. È un turlo a persona, in questo caso facciamo solo un turlo. Poi mettiamo una bella manciata di pecorino romano. Una bella macinata di pepe. Dobbiamo creare una bella cremina compatta. Se la mettiamo da parte. Adesso tagliamo una fetta di guanciale, togliamo un po' di crosta all'esterno. La tagliamo a cubetti di listarello come uno desidera. Mettiamo nella padella bella calda con un filo d'olio. Possiamo anche non metterlo l'olio, ma è giusto per dargli un po' più di cremosità. Adesso aggiungiamo un po' di acqua della cottura della pasta nell'uovo. Per, diciamo, far pastorizzare l'uovo e non farlo poi arrivare crudo nel piatto. Prendiamo la pasta, prendiamo un altro po' d'acqua di cottura, che è quella che fa formare la crema, sono gli amidi della pasta che fanno creare la crema. Dopo aver saltato un po' la pasta con la pancetta, andiamo ad aggiungere la crema di uovo che abbiamo preparato prima. Poi diamo una mescolata con la padella spenta, sul fuoco ma è spenta, giusto quel po' di calore che è rimasto, e la mantechiamo un po'. Procediamo all'impiattamento. Ecco Carmen, buon appetito.